Il ricordo dell'anniversario del crollo della scuola Iovine nel terremoto che ha colpito San Giuliano di Puglia, i rintocchi della campana che tornano a riempire proprio l'aria del paese mentre si ascoltano con immensa commozione i nomi delle 27 giovani vittime della loro maestra, colpiti appunto dal crollo della loro scuola in occasione del terremoto del 31 ottobre del 2002. Vediamo. San Giuliano di Puglia è da oltre 20 anni un luogo di sofferenza, perché qui si è compiuta una tragedia immane, quella che ha cancellato un'intera generazione, colpita dal crollo di una scuola, un luogo che avrebbe dovuto essere sicuro e che invece si è dimostrato privo di ogni sicurezza e protezione. Sono stati 27 gli alunni vittime delle macerie, più la loro maestra, in un istante che ha avvolto di dolore l'intera comunità del piccolo comune in provincia di Campobasso, l'intero Molise, commuovendo tutta l'Italia e il mondo, perché le immagini del crollo hanno raggiunto ogni angolo del pianeta. Una tragedia che si rinnova ogni volta, soprattutto nel momento in cui vengono pronunciati i nomi delle vittime, nomi accompagnati dai rintocchi funebri della campana. Ogni volta la stessa identica emozione, l'immensa malinconia, il dolore. A distanza di 21 anni ci ritroviamo ancora qui e fa piacere vedere la vicinanza di tutte le istituzioni. Noi ricordiamo ogni 31 ottobre, ricordiamo questa tragedia, ma San Giuliano porta dentro il cuore tutti i giorni dell'anno, non solo il 31 ottobre. Ero un ragazzino, non mi trovavo qui, ero all'università e purtroppo da Campobasso iniziavo ad avere le prime notizie di questa tragedia. Avevo mia sorella che frequentava quella scuola, quella maledetta scuola, ma per fortuna lei dopo tanto ce l'ha fatta.